Incontriamo il sindaco di Larino, Pino Puchetti, inaugurata la fiera per il secondo anno del nuovo padiglione, una scommessa per il territorio che parte dal comune e abbraccia anche diversi comuni fuori regione. Questa è la 276esima edizione, anche quest'anno è stata organizzata qui al padiglione, il secondo anno. Speriamo, ma siamo convinti che è stata organizzata meglio dello scorso anno quest'anno pensiamo che abbiamo portato dei miglioramenti. Noi riteniamo che grazie a questo padiglione questa fiera possa essere valorizzata e essere diciamo, di riferimento non solo a livello regionale ma anche a livello interregionale. Noi abbiamo in questi mesi fatto anche visitato altre fiere che si fanno nel circondario e abbiamo visto che come struttura la nostra è sicuramente all'avanguardia. Prima con l'assessore Cavaliere ci siamo confrontati, siamo convinti che questa struttura non debba diciamo, essere limitata solamente per questo evento e a livello locale, ma debba diventare un riferimento a livello regionale. Nei prossimi mesi cercheremo insomma, di imbastire un ragionamento con la regione per poter portare qui anche altre tipologie di manifestazioni sempre fieristiche, anche non legate solamente al settore dell'agroalimentare e all'artigianato, e questo ci fa enormemente piacere. Incontriamo Maria Giovanna Civitella, vice sindaco di Larino, assessore con delega alle attività produttive, inaugurata l'edizione 2019 della fiera, con quali aspettative? Allora, le aspettative quest'anno sono superiori perché abbiamo allargato sia il raggio degli espositori e quindi ci aspettiamo anche molti visitatori, sicuramente superiori a quelli dell'anno scorso. Abbiamo una fiera che è arrivata al 277esimo anno, quindi 3 secoli di storia e di tradizione, sono molti gli espositori che vengono dalle regioni limitrofe e anche un pochino più lontana, addirittura abbiamo espositori che arrivano dalle Marche, dalla Puglia, qualcuno dall'Umbria. Le aspettative sono molto positive perché siamo arrivati a circa 140 espositori, abbiamo un settore dell'enogastronomia, un settore agricolo, commerciale, l'artigianato e tanti laboratori del gusto diretti ai ragazzi delle scuole, della scuola elementare, della scuola media a cui poter tramandare le tradizioni dell'enogastronomia locale. Alcuni appuntamenti che possiamo ricordare? Allora, durante i cinque giorni sono fittissimi di avvenimenti. Già da oggi comincia un convegno da parte dell'Università del Molise. Nel pomeriggio abbiamo un altro convegno per quanto riguarda il web e il marketing. Poi abbiamo convegni che riguardano la fitopatologia, convegni di agricoltura, di commercializzazione dei prodotti e laboratori del gusto, eventi musicali. Non dimentichiamo, quest'anno la fiera è rientrata anche tra gli eventi di Molise Cultura. Sì, allora ci è stato possibile dare un raggio più largo alla fiera e quindi un'impronta un tantino più un pochino anche più bella, più estesa, soprattutto grazie al fatto che questo evento è rientrato nei 4 macro eventi inseriti nell'ambito del progetto Turismo e Cultura. Colgo l'occasione quindi per ringraziare anche chi di dovere, e quindi noi siamo rientrati al 4º posto per il finanziamento di questo progetto. Seguirà il progetto del natalizio e poi avremo chiuso con gli eventi dell'annata. Un ringraziamento dunque è rivolto alle autorità regionali.
Un ringraziamento vivissimo, caldissimo a tutte le autorità regionali, in particolare al mio, per così dire, al nostro assessore di riferimento, l'ingegnere Vincenzo Cotugno, che per noi è stato un faro di illuminazione per quello che ha riguardato il progetto. Noi lo abbiamo steso con tutti i crismi, con tutte le particolarità, ma è stato anche bene accolto in regione. Il progetto si è posizionato al quarto posto. Persefone. Il progetto Persefone, il meraviglioso ciclo delle stagioni, si è posizionata al quarto posto nell'ambito del macro progetto indetto dalla Regione Turismo e Cultura. Quindi un ulteriore ed ultimo ringraziamento a tutti i regionali, in particolare all'assessore di riferimento Vincenzo Cotugno. Incontriamo il professore Antonio De Cristofaro del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi del Molise. Anche l'Ateneo molisano è coinvolto nella riuscita della fiera. Sì, senz'altro. Siamo qui perché coinvolti dall'amministrazione comunale e dall'organizzazione della fiera e daremo il nostro contributo con una serie di seminari tematici legati al territorio in modo da portare a conoscenza di un pubblico più vasto i risultati delle ricerche che stiamo conducendo in quest'area. E sono qui insieme con la professoressa Sorrentino che oggi terrà la lezione inaugurale di un ciclo di, chiamiamole, lezioni seminari rivolto al pubblico della fiera. Un impegno dedicato al territorio. Sì, noi cerchiamo con questi, diciamo, lezioni e seminari non solo di portare a conoscenza di alcune problematiche relative all'agricoltura e agli alimenti, ma anche di raccontare cosa facciamo noi in modo che, diciamo, sia la politica, sia i produttori, sia il mondo agricolo sappia di che cosa ci occupiamo e quindi per future collaborazioni.